Ringrazio ovviamente il consigliere delegato Giuseppe Tito, il direttore generale, il capo di gabinetto, tutta la macchina amministrativa, perché questo è stato un grande lavoro di squadra che oggi ci porta a un iter quasi conclusivo, che è appunto la firma del verbale con riferimento all'accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del TUEL. Ci tengo a sottolineare che questo è stato un lavoro assai innovativo, forse siamo l'unica, credo l'unica, anche senza forza, città metropolitana italiana in cui si è fatto un piano strategico partecipato intendo dire che lo si è fatto insieme ai 92 comuni che fanno parte della città metropolitana. È stato un lavoro complicato dal punto di vista giuridico, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista istituzionale, devo dire anche con delle perplessità che abbiamo superato brillantemente dal punto di vista giuridico, da un punto di vista istituzionale e politico col consenso quasi unanime da parte del Consiglio metropolitano. Anche questa credo sia una pagina di assoluta innovatività, perché non c'è una maggioranza politica ma c'è quasi l'unanimità istituzionale. Sindaco, oggi una giornata importantissima qui in città metropolitana, probabilmente una giornata che non si era mai vista qui nella città metropolitana. Tutti i sindaci, quasi tutti i sindaci dell'area metropolitana riuniti per il piano strategico metropolitano. Sì, per firmare il verbale prodromico all'accordo di programma e poi la convenzione. Stiamo alla fase finale della liquidazione delle somme del piano strategico che ogni comune si è conquistato con i progetti presentati. È una pagina storica non solo per Napoli, per l'area metropolitana ovviamente mi sto riferendo, ma per il paese, perché in nessun posto c'è stato un piano strategico partecipato con tutti e 92 i sindaci dell'area metropolitana che hanno presentato i loro progetti in conformità con la legge istitutiva della città metropolitana, in conformità con il piano strategico. Adesso completeremo tutto l'iter entro dicembre, avranno tutti i comuni le risorse e potranno partire opere nell'interesse dei cittadini che attengono alle strade, alle scuole, ai parchi, all'ambiente, al dissesto idrogeologico, alla cultura e allo sviluppo, quindi una prova di forza, di unità che ho fortemente voluto, è stata una mia intuizione condivisa dal Consiglio metropolitano e ho percepito l'entusiasmo di tutti i sindaci, quindi una bella prova di squadra, uniti nelle diversità, nell'esclusivo interesse dei nostri territori e dei nostri concittadini.